Per quanto riguarda invece quello che vi aspettavate voi, cioè un discorso sulle nefandezze di internet, le zozzerie che si trovano, tutte le possibilità di accesso dei bambini, le password che bisogna utilizzare, i pedofili, tutta questa roba qui, ce ne sta una marea di articoli, una marea di libri, quindi quello non ve lo dovete aspettare da me. A me avete aspettato stasera per sentire un'altra cosa. Allora, questo è un articolo bellissimo che non sono riuscito a trovare, ce l'ho a casa nella confusione, non sono riuscito a trovare, facevo la fotocopia, internet ci rende pazzi, perché lì parla proprio della destrutturazione, il fatto per esempio della, il continuo stare ad osservare se sono arrivate delle mail, il continuo essere proiettati fuori dalla propria realtà per vedere se è successo qualcosa, se qualcuno mi ha scritto, la gratificazione dell'esistenza continuamente, no? Una volta quando si arrivava una lettera, noi eravamo contenti che qualcuno ci aveva scritto. Adesso se qualcuno non ci ha mandato una mail per 12 ore, siamo nel panico totale, si sono dimenticati di noi. C'è pure qualche altra cosa da fare. E poi alcuni libri, no? Quando internet diventa una droga, internet diventa online, cioè poi viene utilizzato per tante cose. Però a me oggi quello che mi serviva da capire bene insieme con voi era la strutturazione delle cose, che è quello poi che sta al fondamento, cioè quello che andiamo a difendere. A proposito del silenzio, quello che abbiamo detto nei confronti della parola che deve cadere nel silenzio, in modo che sedimenti, no? L'esempio che abbiamo fatto con la messa, alcuni articoli di qualche tempo fa, per il maestro Eckhart il silenzio conduce alla verità. Ma perché il silenzio conduce alla verità? Perché quando io contemplo le cose, le capisco nel loro senso più profondo. Non è che il silenzio in se stesso sia un bene in se stesso, perché non c'è casino, ma non è quello. È il problema è che il silenzio mi permette di essere in contatto con la mia interiorità, convinti come Socrate che dentro l'interiorità già c'è la verità. Capito? Non c'è una cosa che viene da fuori che è la verità già sta dentro, noi siamo già strutturati per la verità. E poi i casi, questi sono dei paio d'anni fa, li potete trovare a Benzef. L'anno scorso io ho fatto la lezione 50 articoli differenti, siamo divertiti a cavalcare tutti gli articoli, ma quelli sono qua, dimenticati a BC 7 bambini su 10, capite? Succedono queste cose qui. E anche cose del giorno, ma anche vicino a noi, i colleghi che mi hanno raccontato che i figli sono stati osservati dalle maestre, dai maestri come ipersessualizzati, perché fanno tutte le quando delle cose in età che li traumatizza poi, perché li risvegliano le curiosità che alla loro età non devono avere, ma non devono avere perché è vietato, qualcuno lo vieta, no, non devono averlo per la strutturazione loro. No, perché a me fa piacere che non c'è per niente. Quei 3 minuti di lavoro fra una distrazione e l'altra. Anche questo, l'articolo delle pubbliche che mando copiato di questo parte. Cioè il fatto che è un'interruzione continua, se io ho la possibilità sempre di interrompere il discorso, di andare a vedere, di fare quello, la lettura non è mai concreta, sono invece diventa 20 pagine, diventano 5 perché vado a vedere, e poi altre 5 vado a vedere, questa continua interruzione, che cosa fa? E la professoressa Fayard, ha scritto un libro in Francia che non è stato mai tradotto e che è stato solo recensito qui in Italia dai giornali, lei ha scritto un libro in cui dice non è più possibile fare lezioni. È diventato impossibile. Perché? L'attenzione, che nell'epoca pre-internet era stabilita come 45 minuti, si è ridotta neanche a 10 minuti. Perché sono abituati sempre ad andare a controllare sul telefonino quello che c'è. E internet, vanno a controllare internet, WhatsApp e internet, se non ci fosse internet non ci fosse, no? Perché la chiamata se non la sentiresti sul telefonino. Quindi a parte il vietare i telefonini a scuola, quello va bene, d'accordo. Però la cosa interessante è come sono arrivati alla destrutturazione. Ora, una mente fatta in quella maniera, che non riesce a concentrarsi per più di 10 minuti, come farà a trovare nel silenzio la verità se il silenzio gli dà fastidio? Se il silenzio non è la sua dimensione interiore? I collegamenti, alcune volte io me li sono dimenticati, però fateli voi, insomma, avete capito il discorso, no? Come si viene. Basta. Fine. Domande. Il problema è quando la verità è diversa per persona per persona, o per gruppi sociali, o per religioni. Il discorso sulla verità non è un discorso così semplice. Cioè non è che per rientrare nel discorso della narrazione, questa verità vale per tutti. Oggi come oggi no. Però noi che cosa stiamo difendendo? C'è un articolo, aspetta, giusto quello che dico. Però devo ricaricarsi la domanda da successiva. Io sono convinto che quello che ci divide come
gruppo sociale, come ho detto, anche per i gruppi religiosi, è questo. Addirittura, quando si fanno gli incontri internazionali all'ONU, per esempio, nelle agenzie ONU che fanno queste nuove proposte sul gender, su questa roba qua, in genere la Chiesa Cattolica vota insieme con i musulmani, vota insieme con gli ebrei ortodossi, con gli altri ebrei, ma con gli ebrei ortodossi votano insieme perché abbiamo in comune il testo e un tipo di vita. Però a sua volta, dentro a questi gruppi, quindi già il mondo è sceso in due, quelli e quest'altri. Quelli che hanno una verità millenaria e quelli che hanno una verità che cambia continuamente. Perché poi sostanzialmente è questo, e non andiamo a vedere il contenuto, per la cosa interessante è la struttura. I possibilisti e i non possibilisti. Aspetta, quello che ci differenzia però lì all'interno è l'univocità e anche il metodo per apprendere la verità. E il senso? Aspetta, il senso. No, il senso uno. Per noi sì, per gli altri no. No, aspetta, io ti sto distinguendo. I gruppi religiosi monoteisti, i monoteisti dagli altri non monoteisti. I monoteisti, bene o male, hanno qualcosa di comune e qualcosa di differente. Quello che hanno di comune è che comunque hanno una tradizione, che comunque hanno un linguaggio che viene da lontano, che cercano di mantenere perché sanno che se mantengono quel nucleo tiene quella comunità, se no si sfascia tutto. Questa è l'idea di fondo. E lì dentro c'è una strutturazione dei doveri, delle regole. Tu pensa, noi con gli ebrei in comune abbiamo i 10 comandamenti. Poi gli ebrei cosa c'hanno? C'hanno il Talmud che mette in dubbio un po' la Torah e gli lascia le mani libere. Ma fino all'Antico Testamento erano tutti d'accordo. Gesù Cristo, guarda caso, non viene a distruggere i 10 comandamenti, ma li riconferma attraverso un'altra cosa. Il fatto che li devi amare, non li devi subire come un dovere, ma li devi amare perché sono la tua consistenza. Se non li ami, non li capirai mai. La libertà del dovere. Esatto. E, la e anche il dovere di morirci, che è la massima testimonianza. Come faccio a sapere se uno mi ama, se è disposto a morire per me? Domenica scorsa, qui a Don Orione, è venuto a parlare Franco Lembrini, che è un pedagogo, sostanzialmente, lui diceva che la paternità è proprio questa, il fatto che il figlio sa che il padre è disposto a morire per lui. Ma morire per lui non significa che si ammazza, deve fare il sacco, non è questo, è il concetto che ha scelto di essere il padre e basta, capito? Non è condizionato da nient'altro. Allora, abbiamo qualcosa in comune e abbiamo qualcosa che ci differenzia. Noi cristiani abbiamo fatto una grossa difficoltà a capirlo, ma adesso ci siamo arrivati perché lo Spirito Santo è grande e conduce la barca attraverso la storia. Abbiamo capito che la verità non si impone perché non funziona. Ma proprio non funziona dal punto di vista pedagogico. La verità è una proposta, la verità è il racconto della parabola, non per forza devi obbligare, capito? È questo, è Socrate. Quindi sostanzialmente siamo su quella linea là. E questo l'abbiamo capito. Per esempio i musulmani hanno molto difficoltà a capire questo, perché dicono la regola è questo, chi non si attiene è fuori e basta. Invece qui c'è la misericordia, la possibilità di ritorno, e ci stanno alcune cose. E poi non si fa una distinzione fra noi e gli altri, nel senso che non c'è una cosa etnica, non c'è una cosa, capito, che ci divide da quel punto di vista. Siamo tutti quanti sotto lo stesso cappello. Però la cosa importante, appunto, rispetto alla cultura moderna e postmoderna, è che noi abbiamo un nucleo da difendere. Un grande antropologo, Philippe Ajage, due settimane fa, ha scritto un articolo che è stato tradotto in Italia sul settimanale Tempi, in cui diceva, a proposito di quello che è successo in Francia, gli attentati, tutto il discorso che c'è stato, no? Diceva, ma tutto il discorso che è stato fatto, tutte le chiacchiere, i giornali, le contraddizioni, affermare una cosa la settimana dopo quell'altra, va bene, lasciamo perdere, ormai è finito tutto. Ma l'abbiamo capito che c'è qualcosa da difendere o no? Ci abbiamo un nucleo da difendere o no? O invece ci abbiamo il dubbio da difendere questo? In Francia, una settimana prima, era uscito sotto missione di Lebec, cioè il libro che diceva ormai non siamo più convinti che c'è da difendere qualcosa, se viene uno convinto ci arrendiamo, perché almeno ci fa una proposta, perché la nostra testa ha bisogno di una proposta concreta, la nostra l'abbiamo piano piano distrutta, ma guarda caso cominciano a partire dei giovani e vanno all'ISIS, dice vabbè ma sono tre, ma non è il problema dei tre. È il problema che come fa quel messaggio a essere un messaggio accattivante. Sì, ma questi fanno parte del grosso modo del nostro tipo di verità. Quando invece il senso della verità è diverso, cioè per chi è al di fuori, diventa difficile per noi farli rientrare nella relazione. Allora, il nostro compito non è far rientrare,
Il nostro compito è testimoniare. Attraverso la testimonianza sarà così affascinante, se è fatta col tono giusto, con lo sguardo giusto, che comunque c'è il ritorno. Perché l'esigenza interiore di una proposta paterna ce l'hanno tutti. No, io dicevo di aggiornare sono delle cose, io il ragionamento sul fatto che molto spesso all'interno nostro manca la ricerca della verità. Siamo partiti da qui. Io stasera il discorso dove l'ho fatto? L'ho fatto in quest'ambito qua. Perché se devo andare a parlare alla scuola, no? Seguo il percorso è quello, però naturalmente gli snodi saranno un po' diversi, no? Perché mi devo basare su dei concetti che non hanno pensato. Allora non mi posso appoggiare. La paura mia, infatti c'è la paura, ma anche la mia difficoltà è proprio questo, di confrontarsi con questi. Ma facciamo questi corsi. Questo modo di pensare. Facciamo questi corsi per trovare la chiave. Certo. Allora io faccio una proposta, questa volta io sono uscito un po' allo scoperto, nel senso che dopo 5 anni, maturato, dico stasera vado a fare una proposta, insomma, concreta per vedere se funziona. Quello che sto provando a fare, seminando sta cosa, ho scritto un manifesto, nel senso un documento, eccetera, è proporre questa maniera di raccontare le cose. Cioè io non ho inventato niente, ragazzi, mi sono riferito alla Genesi, a questa roba. Però la sto raccontando in maniera diversa. Il termine narrazione che va così di moda e che è così percepibile ci può aiutare, perché tra l'altro ci fa concepire la vita come questa cosa che ha senso nel tempo. Non devo dare una definizione puntuale adesso. A me uno, io gli posso dire tu sei un bravo cristiano, sì sei un bravo cristiano, però il problema è in che cosa si concretizza questo bravo cristiano. Dice guarda, io sono un bravo cristiano ma non voglio prendere nessuna responsabilità, non voglio sposare, non voglio far figli, non voglio disturbare, io ho paura. È un bravo cristiano. Non lo so. C'è qualcosa che è mancato. Anche per il Matteo 25. Cioè? Il Matteo 25 dice, avevo fame e non dovrei dare. Non è che saremo, per così dire, giudicati sul male, ma sui beni che non abbiamo fatto. Cioè noi non siamo a non disturbare. Dovevamo fare il bene ma non l'abbiamo fatto. Non c'è il problema là. Potevamo essere coerenti. Perché la gente non si muove in chiesa? Ma se andate a vedere che diciamo, gli sposi che escono ad andare a chiesa la domenica, ma che facevano tutto anche? Scusate, Sì, sì, ma poi si concretizza in questa cosa. No, no, ma è giusto. Perché poi si concretizza. Scusa, stasera è venuta una persona e dice io vorrei andare in chiesa, ma a causa della mia situazione non ho avuto un aiuto dalla parrocchia. Sono sola, ho una figlia con figli da crescere, ma questi parlano di Cristo, ma uno che mi portasse una spina a casa, perché non l'ho trovato mai. Ragazzi, non so spiegare cosa stiamo parlando. È certo. Ma infatti è questo il discorso. Noi poi non riusciamo a mettere insieme le due cose. Per esempio, Papa Francesco ha messo in crisi nel senso profondo della cosa, il concetto della misericordia, no? Ha messo in crisi il concetto della misericordia. Nella prima Via Crucis che ha fatto lì al Colosseo, ha detto una cosa che non so se la gente ne ascolta queste cose o se no legge. Cioè, per capire quello che dice Papa Francesco deve leggere il giornale il giorno dopo che glielo spiega come posso sentire direttamente. Allora, ha detto. Nello sguardo di Dio c'è contemporaneamente il giudizio e la misericordia, contemporaneamente. Non è che noi la misericordia la dobbiamo anticipare, non c'ha senso. Perdonare uno che non ha capito quello che ha fatto, lo fa Gesù Cristo, ma io lo devo comunque aiutare a capire quello che fa. E lo devo aiutare attraverso la testimonianza, non a prendere la cessione. Capiamoci. Attraverso una testimonianza, attraverso un modello. Se io sono coerente, sono contento di essere quello che sono, attraggo. Ragazzi, dobbiamo metterci in testa questo. Avere il dubbio sulla propria funzione nel mondo porta a far sì che gli altri continuano ad avere il dubbio. È normale. È che lo stesso rapporto che abbiamo con i figli, guardate, tutto là passa. Nei confronti degli altri, io devo avere uno sguardo paterno, da adulto, da bambino c'è uno sguardo da bambino. Questo è chiaro. Se nei confronti dell'altro c'erano sempre lo sguardo del fratello, ma se lui c'ha bisogno del padre e della madre, forse quei piani noi li abbiamo un po' confusi da quel punto di vista. Prego, belle domande sono tutte. Io penso che comunque è vero la testimonianza,
Non ho capito, scusa. La prima apparizione delle tre norme
chiamano, che sarebbero le erinni della cultura nordica, e che annunciano il peccato che avverrà, perché il peccato è l'omicidio per l'ambizione, no? In Macbeth. La prima cosa che dicono queste tre è arrivato il tempo che il bene viene detto male, che il male viene detto bene. Oh, è questo, eh? È questo, noi non facciamo altro che parlare di questo. Divorzio è una cosa. Capisci? L'aborto può essere una cosa. Cioè, se in ogni decisione la cosa più importante è la libertà e non il dovere di stare dentro una narrazione, ma non il dovere che qualcuno mi tiene col collo, no, no, è proprio il dovere che devo sentirlo interiormente, perché salvo me stesso, gli altri e tutta la comunità. Certo, perché? Tra il samaritano e la voce smalta. No. Ma io adesso non voglio fare un dibattito teologico dell'epoca, eh. Lì per dire questo, cioè che quell'uomo si è comportato meglio di quelli che si dovevano comportare. Certo, ma è quello che ha detto prima Ferdinando. A me che mi importa che una signora della comunità è una mamma divorziata con una figlia? Io gli faccio la carità, ma non gli faccio la carità con l'elemosina, ha bisogno di me, io gli vado a fare del bene. Quando gli vado a fare del bene, certo, quello che ha detto lui, quando io gli vado a fare del bene, comunque sia, io non mi scindo dalla mia storia, io porto la mia storia là, ma non perché parlo, gli dico io sono un padre, c'ho una figlia, no, ma perché lei lo sa, e il nostro confronto c'è comunque. Ma c'è attraverso la carità. Se io invece gli dico, guarda, finché sei peccatrice, io la carità non te la faccio. Ma che significato c'ha questo? Su questo siamo tutti d'accordo, sta cosa l'abbiamo superata. Il problema è che dobbiamo capire che comunque sia, anche fare la carità a qualcuno, essere misericordioso con qualcuno, non significa mettere in dubbio la verità. E questo è il problema. Nessuno nega la carità, ma facciamola da mattina alla sera. Il problema è questo, che fare la carità al giusto e all'ingiusto non cancella che uno sia giusto o non giusto. Se io do da mangiare a un innocente e do da mangiare a un colpevole, non significa che quello non ha mai assassinato a nessuno e quello invece ne ha ammazzati 14.000. Guardate che mica, sono scherzi sta roba qua, perché oggi siamo riusciti a confondere pure questo. Guardate ragazzi, non voglio fare il caso della settimana, ma insomma il dibattito sul capo della nave della Concordia non vi pare una cosa seria? Vi pare una cosa seria che cosa è diventato? Ma che ci siamo dimenticati da dove parte tutto il discorso? Che sono morte quante? 36, 40, quante sono? 34. Ci dovrebbe essere il silenzio, il rispetto. Ma non lo voglio, non voglio parlare, perché a me queste cose di cronaca sono pure un mezzo allergico. Però per dire, no? Ci aiuta a capire, ma lì c'è il principio della responsabilità che è stato in mano, ragazzi, eh? Guardate che lì c'era il principio della responsabilità paterna, il capo della nave è il padre di tutti quanti. Dice, ma che scende? Ma che padre? No, è proprio il padre, perché se deve decidere di fare l'orgetta sulla nave, ci rinuncia perché c'è un compito più importante. E questo è il problema, capite? Poi è chiaro la misericordia, ma certo la misericordia, perché se lo trovo in difficoltà non gli offro un piatto di minestrone. Ma che discorso è questo? Ma lui lo sa benissimo che la colpa è sua, ma che vogliamo essere, come posso dire, vogliamo essere più misericordiosi dalla tua coscienza? È la tua coscienza che sta cercando la maniera di trovare una soluzione. Tra l'altro, scusate, ma noi siamo cattolici come ci parlano di, no? Io sono stato a Fatima qualche anno fa, ma lo sapete qual è il messaggio che mi hanno dato di Fatima? Boh, non so, non ci avete fatto caso. Allora, conversione e riparazione. Ma quella riparazione, nel senso, noi ce l'abbiamo dentro, non è che voi imporre la reparazione. Guardate, fate caso al peccatore. Fate caso al peccatore eclatante, parlo, facciamo tutti i peccatori. Però fate caso a quello che avete inquadrato bene. Finché non ripara, c'è un'angoscia interiore che se lo mangia. E non sono io che gli dico, pentiti, no, io sto a casa mia, manco lo guardo. È lui da solo. Se noi non capiamo che è la nostra coscienza che ci detta le cose, siamo fritti. Perché lui pensa sempre che noi dobbiamo decidere in base alla libertà. E non funziona. Non funziona per la comunità. Però se ci rendiamo conto di essere cristiani, battezzati, e attraverso il battesimo acquisito una certa struttura, il genitore che battezza il figlio dovrebbe mantenere o comunque far crescere questo figlio con questa struttura che gli è stata già. Ma lì c'è la ragione della signora che l'annuncia. Lì c'è l'annuncio. Cioè tu non
puoi fare soltanto il gesto è sacramentale di per se stesso, siamo d'accordo, ma si può perdere quell'occasione per fare il discorso alla comunità? No, no, non è tutto, ci sono dei sacerdoti che sono bravissimi a gestire quel momento, no, non bisogna perdere il buon fascio. Io dico, sono tutte occasioni, no, sono tutte occasioni, quella è un'occasione in cui la famiglia è ricettiva, perché c'è la giovane nascita, c'è il bambino che è tenero, che è debole, c'è tutto questo scambio di auto-identificazioni, il bambino piccolo e il bambino che eravamo noi quando eravamo, le cose. Quello è un momento di debolezza della comunità che sta vicino alla verità delle cose, perché stavamo sul nodo della narrazione, e lì devi essere bravo a spiegare, ma non spiegare fare la lezioncina, devi entrare, no? E allora, quelli sono i momenti crudi. Il matrimonio, perché le prediche del matrimonio? C'è sta gente che non si separa ricordandosi la predica del matrimonio. Io ho conosciuto una così, Ferdinando, ti giuro. Perché hanno fatto una predica fatta bene. Perché era ricettiva quel giorno, capito? Era una di quelle che non pensava a questi anni. Diceva, che ne dice il prete oggi? E quello gli ha detto la parola giusta. Allora ci vogliono i buoni pastori. Capite? Ma la stessa cosa noi, non diamo sempre colpa ai pastori. No. La stessa cosa noi. Ma quando noi in un gruppo, voi per esempio siete venuti a formarvi qua, no? In qualche maniera. Anche volendo o non volendo, cosciente o non cosciente, voi siete assunti una responsabilità, alla fine del corso non potete essere come prima, e per forza, ma per forza, per le nozioni, per le informazioni, per la cosa, avete fatto un salto di consapevolezza, no? Vedete che siamo qua, un salto di consapevolezza. Se quei 8 docenti, 10 docenti non hanno fatto fare, non vi hanno fatto fare il salto di consapevolezza, il corso è stato inutile, non va detto. Se il ragazzo esce dalla scuola e Omero, Shakespeare, Dante, Manzoni, non gli sono servite a questo. La scuola non è servita a niente. Dice, ma come sei drastico? Vedrete voi se non è così. Ma che ci faccio io con un ragazzo che sa mille nozioni ma non si sa prendere la responsabilità? Che decide in base alla libertà, al piacerino del momento, internet, rispetto alla storia. Poi pensate quanto è calata. Quanto è calato l'obiettivo della scuola, che idee ci stanno adesso rispetto a prima, che si metteva in dubbio la responsabilità prima, se spiegavano le cose in questa maniera. Ragazzi, guardate anche la scelta degli scrittori italiani, no? Mo per esempio va, cioè è andato sempre un po' di moda, ma ultimamente è risolto Leopardi e il film di Martone, ma già da prima vi posso garantire che avevo sentito delle conferenze e cose. E qual è l'aspetto di Leopardi che viene messo più in luce? Il fatto che era un piagnone. Loro non lo dicono così. Certo, ma io vi dico la disperazione della vita, e la contemplazione della ginestra, e le meravigliose sorte progressive, e la cosa. Il discorso di Leopardi è tutto un discorso sulla l'impossibilità di diventare padre. Cioè, scommettete? Non ci credete? No, perché può essere solo quello, cioè non possiamo tenere presente quello, perché è un animale dotato di linguaggio, non è perché è Leopardi, ma è un nome e un cognome qualsiasi, cioè noi con la storia della letteratura abbiamo creato sti miti come se fossero disumani, no, c'hanno i stessi problemi nostri, c'hanno il problema se la fidanzata diceva sì, diceva di no, se si sposavano, se erano traditi, sono tutti gli stessi problemi, se insegnare ai figli a diventare padri, quello è. Poi in maniera di parole, ho capito, ma a quello che si riduce. Oggi si può fare questo discorso perché abbiamo capito che lì c'è una cosa decisiva, capite? Cioè, io non sto giudicando lui nella sua epoca perché le cose ancora non erano chiare, ma oggi che sono chiare, guardate che dice pure il Vangelo, per il momento che la luce e le tenebre, no? Verranno di nuovamente separate, io ho l'impressione che siamo arrivati a una fase decisiva. Quando si mette in dubbio la strutturazione fondamentale, ma scusate, ma secondo voi Papa Ratzinger, che avete detto, tira fuori tre principi non negoziabili e li poteva tirare fuori un Papa tre secoli prima? Ma se non erano stati messi in dubbio quelli, come facciamo a tirarli fuori? Che uno tira fuori dei principi e di ancora nessuno l'ha messo in dubbio, ma che vuoi? È la realtà che ti sottopone alla provocazione e che dai una risposta e trovi la soluzione. E stabilisci che quello è un fronte, quando vedi che è troppo, quello è il fronte. Dice, ma lo potevano fare prima? Non lo potevano fare. Leopardi non poteva parlare di maternità e paternità perché c'era un padre che distribuiva male, no? L'obbligo non era suo grado. Quindi non gli ha fatto piacere, non gli ha fatto prendere il piacere della responsabilità, perché era un dovere,
capite il mezzo giochetto così? Quindi siamo sempre intorno. Che ora abbiamo fatto? Dobbiamo fare. Basta. Grazie della attenzione.